A casa, adesso. La casa attuale ti separa da unità abitative dove non abiti più. Ogni casa ha una pretesa di continuità. A casa dormi come in un vagone ferroviario, in fuga da uno dei tanti posti imperfetti. Anche casa tua, a volte figlia che ti somiglia, posto maledetto, posto imperfetto. Casa non proprio silenziosa la tua, non proprio in ordine. Metter ordine è viaggiare verso casa. Tra il momento in cui entri e quello in cui si accorgono di te, tra il momento in cui te lo chiedono e quello in cui li assecondi, c'è la somma dei ritardi che pure domani, pure altrove, si verificheranno e il tempo per amputarli. Anche la fuga dall'insoddisfazione passa da casa, anche la libertà. Non esser visti, non dare a vedere nella propria stanza il collasso dell'appartenenza, non dover precisare se con carezze o con nomi, che vieni addomesticata.